Bentornati, pronti per una nuova diretta, amici e miei carissimi, una santa serata. E Ave Maria, pronti a rispondere alle domande per questa nuova puntata di Don Leonardo risponde. Scorro subito alla ricerca della prima. Eccola, Giamma Laurenti. Buonasera Don Leonardo, mi può dare qualche consiglio per evitare eccessive distrazioni? Pensieri che vagano quando si fanno preghiere ripetute tipo Santo Rosario, Letanie, eccetera. Grazie. Allora, diciamo che fermare i pensieri non è possibile alla natura umana, questo lo sanno bene anche i santi. Certamente è possibile ottenere un certo grado di concertazione, di concentrazione, ma per queste cose non ci sono ricette, d'accordo? Non è che le posso dire fai questo e non ti distrarrai più. Io almeno non sono in grado assolutamente di dirlo, non ho conoscenze per quanto evidentemente io sia un essere umano limitato di cose di questo genere. Ci possono essere dei piccoli accorgimenti e trovare le condizioni ambientali, posizioni del corpo ideali per pregare, insomma, no? C'è chi si concentra di più e sta più attento se sta in ginocchio, c'è chi se sta in ginocchio sta a pensare che gli fanno male le ginocchia e allora deve stare seduto, c'è chi se si mette per il Santo Rosario si trova abbastanza aiutato se passeggia lentamente, quindi può giovare mettersi dinanzi un'immagine sacra, una statua, un'immagine di qualcuno. Per certi aspetti può aiutare, anche se uno sa la preghiera a memoria, leggerla, quindi averci il testo davanti, in modo tale che uno, avendo il testo davanti, sofferma l'attenzione sul testo, quindi ciascuno deve trovare i modi migliori per poterlo fare. Certamente il Santo Rosario è preghiera che, quando se ne dicono tanti, può essere recitata, essendo una preghiera vocale, anche in contesti, come dire, non prettamente dedicati, quindi si può pregare il rosario quando si guida, quando si va sul treno, quando si va sull'autobus, quando si lavano i piatti, insomma, quando si stira per quanto riguarda le donne, quando si pulisce la casa, insomma, no? E giovano molto in quei casi usare gli auricolari, ci sono tantissime app adesso e podcast, ce n'è qualcuno anche di Leonardo, insomma, dove si recita il rosario e così non c'è neanche come dire, il problema di portare il segno con le Ave Maria. Quindi certamente per pregare bene occorrono delle circostanze, insomma, ambientali ideali. Per farsi un bel rosario, uno deve trovare il luogo, il tempo, il momento anche, no? Influisce a volte, dicono i maestri di spirito, il tempo che si dedica alla preghiera, quindi l'orario della giornata. Certo, pregare la sera quando uno c'è tutto quanto il carico di tutta la giornata sopra è diverso dal pregare la mattina alle 8. O anche per esempio a metà giornata, prima di pranzo, dove uno non ha il carico di tutta la giornata e non c'ha neanche quella sonnolenza che viene con lo stomaco pieno. Quindi sono tutte, come dire, porte da aprire e da verificare poi, ecco. Non ci sono ricette, ecco, ci sono queste piccole attenzioni da sperimentare e da provare anche perché poi ognuno deve trovare la propria dimensione anche su queste cose, no? E evidentemente ci vuole anche per la preghiera, così come per la Santa Messa, ci vuole un tempo di camera perbarica, d'accordo? Io non mi posso mettere immediatamente a meditare, quindi devo fare il segno di croce, mi devo mettere la presenza di Dio, invoco lo Spirito Santo e mi prendo quei 2-3-4 minuti per, ecco, entrare in preghiera e poi comincio la meditazione, no? Questo vale ancora di più per la Santa Messa, quindi come sto dicendo in tante circostanze, la Santa Messa e la Santa Comunione necessitano di tempi di preparazione per essere fruttuose, no? Ecco, quindi se uno vuole dire un bel rosario, bene, prima che comincia a dire il rosario, si ferma un attimo, prega la Madonna, prega lo Spirito Santo che l'aiuti a essere concentrata. Prima dell'ufficio divino c'era una preghiera che anticamente era obbligatoria nel breviario romano, adesso è facoltativa, ma è bene dirla. Signore, apri le mie labbra per lodare il tuo santo nome. Si dice, pure
Purifica il mio cuore da ogni distrazione, pensiero inutile o dannoso. Dammi la sapienza e l'amore necessario per recitare questo ufficio con attenzione, riverenza e devozione. Ecco. Padre, fa che la mia preghiera sia gradita la tua presenza, poiché te lo offriamo per Cristo nostro Signore. Questa è la preghiera che si faceva un tempo, no? Come si vede in questo testo, si invoca al Signore perché quando uno prega il breviario ci stia con la testa. È chiaro che ci sono dei piccoli accorgimenti da usare, no? Anche quando si recitano liturgia delle ore. Ha fatto delle lezioni bellissime il Cardinal Sarà su questo, agli ultimi esercizi spirituali che ha fatto noi sacerdoti, ricordando che quello per esempio è un atto liturgico, quindi essendo un atto liturgico anche come sto vestito influisce, insomma, no? Per cui per un prete sarebbe meglio, da quello che ho capito, essendo un atto liturgico, fare il breviario in talare, anche se sta dentro casa, quindi vestito da prete, quindi, perché quello non è una preghiera importante, c'è una dignità. E, per esempio, nel breviario ci sono gli asterischi dopo ogni stico, no? Quella è una cosa importante, quindi, perché dopo l'asterisco si fa una piccola pausa, e che tu stai, quindi fare quella piccola pausa ti, in un certo senso ti costringe a non correre e a fare attenzione a quello che stai leggendo, quindi le posizioni del corpo quando si sta seduti, quando si sta in piedi, tante piccole cose che, se uno vuole, certamente non è possibile, come dire, ridurre al nulla i pensieri, però se si vuole veramente, ci si impegna, una buona preghiera si può fare. Ecco, è abbastanza interessante, credo che è importante l'argomento, quindi chiedo scusa se mi sono soffermato un pochino a lungo. Clemency Junior chiede: come faccio per diventare santo? Come hanno insegnato tutti quanti i santi, per diventare santo, santi, non si diventa santi con un giorno, né con un pio desiderio, diciamo così, o con un santo entusiasmo, che sono comunque cose belle e lodevoli, ma insufficienti. Perché il cammino della santità richiede due cose fondamentali, dice Santa Teresa d'Avila. Primo, una volontà ferma e risoluta, cioè è una scelta di vita la santità. Se lei ascolta le catechesi che ho fatto a suo tempo, che sono io in verità per poter amare, sono vecchiozze, però per certi aspetti utile, la santità fa parte, cioè la scelta della santità è fatta da chi imposta in un certo modo il senso della vita. Che cosa campo a fare io? Cosa voglio dalla vita? Dove ritengo che possa trovare la felicità? Queste sono le grandi domande di fondo, perché la santità impegna tutta la vita. Allora, ci ho pensato? Sì. Sono sicuro che questo è il cammino della vita? Sì. Sono fermamente risoluto che parto e non si torna indietro, e non mi fermo, qualunque siano le difficoltà che si incontrano, questo è necessario. La seconda cosa, in ordine gerarchico, è la costanza e la perseveranza, perché non si diventa santi con una giornata, manco con 5 anni, manco con 10. La santità è un cammino di una vita, che poi non finisce mai. Perché fino a quando siamo in questo mondo il diavolo lavora, e dall'oggi al domani potremmo rischiare di precipitare nel baratro, anche essendo arrivati a un certo grado di perfezione. Quindi non si può mai abbassare la guardia, come dicono adesso col coronavirus, no? Quindi oggi abbiamo ricominciato a mettere il naso fuori dalla porta, ma senza, ecco, abbassare il tasso di guardia. Ecco, questo per quanto riguarda la santità dura tutta la vita. L'ultima cosa, evidentemente, che se uno vuole diventare santo deve utilizzare al massimo tutti i mezzi di grazia, perché la santità non è opera umana, ma opera divina. Non possiamo diventare santi con le nostre forze, e per cui i mezzi di grazia con cui si cresce nella grazia di Dio e quindi si giunge ad un'elevata santità, che sono i sacramenti e la preghiera, è chiaro che devono essere usati a un livello non indifferente. Per esempio, se uno vuole diventare santo, questo lo insegna Sant'Alfonso Maria di Liguori, Padre Pio, ma tutti i maestri di spirito principali, deve per esempio imparare a fare l'orazione mentale, la meditazione, perché non si può diventare santi se non si prega bene l'orazione mentale. E troverà online un sacco di roba, insomma, io discorsi, catechesi estesi che ho fatto su questo argomento. Quindi comunque, volontà ferma, costanza e perseveranza,
e uso ad un certo livello elevato i sacramenti, quindi la confessione frequente, la comunione frequente e la preghiera abbondante, di buona qualità e anche di discreta quantità. Tutto questo è condizione necessaria, ma non sufficiente, d'accordo? Perché poi ci vuole anche l'impegno, una grande umiltà, perché sicuramente ci saranno tante cose su cui lavorare nella nostra anima, tanti peccati da lasciare, tante virtù da acquisire, tante imperfezioni, innumerevoli, ecco, da piano piano smascherare e migliorare costantemente. È una cosa bellissima, d'accordo? Però, ecco, ci vogliono certamente le dovute disposizioni e da usare i dovuti mezzi per diventare santo. Scorro un po', Marina Neri 50 dice: Buonasera padre, è vero che il diavolo ha avuto 100 anni per farci del male? Visione di Caterina Emmerich nel 1820, lei ne sa qualcosa. Grazie Marina. Marina, ecco, se lei, vabbè, con tutte le cose che ho messo in giro è impossibile che uno abbia sentito troppe cose, no? Però di questo ne ho parlato diverse volte. Ci sono, diciamo così, due fonti, adesso a prescindere da Caterina Emmerich, una che è molto autorevole perché è un papa, che è Leone XIII, che nel 1883, dopo, mentre stava facendo il ringraziamento alla Santa Messa, come tutti dovremmo fare, inginocchiato davanti al tabernacolo, udì un dialogo tra una voce roca e una voce dolce. Lo faccio breve adesso perché sennò stiamo qui fino a mezzanotte. La voce roca diceva: Senti, io posso distruggere la tua chiesa. Va bene, provaci, la risposta dice. Però c'ho bisogno di più tempo e di più potere, specialmente sui tuoi consacrati. Dice. Quanto tempo ti serve? Almeno 100 anni. Bene, hai il tempo e hai il potere. Fine della discussione. Leone XIII, impressionatissimo, uscito da questo ringraziamento, scrisse la sua preghiera a San Michele Arcangelo e poi da lì partirono le preghiere leonine, quelle che fino a quando è stato in vigore il Messale del 62, quindi la Santa Messa Gregoriana, la messa tradizionale, la Messa in latino, chiamatela come volete, erano obbligatorie, sono state poi dichiarate facoltative dopo la riforma liturgica. Quindi, da dove scorressero questi 100 anni noi non lo sappiamo, sicuramente non immediatamente, perché se fossero dal 1883 sarebbero già passati da quasi 30 anni. Invece negli ultimi 30 anni vediamo che le situazioni, le cose anziché migliorare stanno sempre più precipitando, insomma. Quindi qualcuno dice che forse scorressero dal 1917, quindi dal momento di Fatima, e che il diavolo ci ha avuto qualche anno in più. Queste sono cose che non possiamo sapere, insomma. Per chi ci crede, la Madonna Međugorje nel 1984 ha detto chiaramente, c'è proprio un messaggio, si può andare a trovare, io l'ho letto quest'estate mentre stavo in pellegrinaggio con la parrocchia, e dovete sapere che un giorno il diavolo si è presentato davanti al Signore a chiedere di metterlo alla prova e tentare la Chiesa perché vuole distruggerla. Ha ricevuto dal Signore questo permesso e questa facoltà, per cui adesso è scatenato il suo potere enorme. Ma il suo potere cesserà quando saranno realizzati tutti i segreti che ho consegnato qui ai veggenti. Sappiamo che di segreto non se n'è realizzato neanche uno, quindi purtroppo ci abbiamo a quello che dice la Madonna di Međugorje da tribolare ancora un po'. L'atteggiamento da avere è sempre quello di rimanere, di camminare verso la santità, uniti a Gesù, preghiera, sacramenti, vita santa, unione con la Chiesa, obbedienza alla gerarchia, osservanza dei comandamenti, e non c'è niente da temere. Rosa Rosa 64 e 64: Se disgraziatamente durante la distribuzione dell'Eucaristia cade un'ostia consacrata, se disgraziatamente durante la distribuzione dell'Eucaristia cade un'ostia consacrata, come si può rimediare? Questo non è compito suo, Rosa Rosa, questo è compito del sacerdote. Il sacerdote sa quello che deve fare, sia nell'immediato che in un secondo momento, con l'ausilio eventualmente anche di qualche ministro. Ecco, dovrebbe farlo lui, quindi, e questa è una cosa che non dovrebbe mai accadere. Quindi il sacerdote deve fare attenzione quando distribuisce la comunione, e anche i fedeli devono fare attenzione quando ricevono la comunione, a starci quindi con la testa e con
e con il cervello, insomma, perché ecco, non, bisogna starci attenti, insomma. Il sacerdote sa che evidentemente va immediatamente raccolta e per maggiore, diciamo così, riserva e riguardo, poi l'aria dove è caduta l'ostia va purificata. Il sacerdote sa come, insomma. Scrive come si fa a mantenere l'attenzione continua durante le preghiere. Messa, la natura dell'uomo non lo consente. E penso che tutte le risposte che ho dato prima sono già sufficienti, insomma, per rispondere a questa domanda. La natura dell'uomo certamente non lo consente, però con un po' di impegno e di buona volontà si realizza un discreto grado di attenzione. Certamente, a meno che Nostro Signore non voglia. Però questo generalmente lo fa con i santi, insomma, no? Quindi lasciarci in stato di desolazione assoluta, e quando uno ha fatto quello che può per pregare bene, per starci con la testa, e poi non ce la fa, alza le mani e si affida al Signore, no? Lorenzo Gorio, buonasera Reverendo, dato che dobbiamo usare esattamente il tempo, quante ore di sonno e preghiera sono necessarie indicativamente per un giovane? Al giovane bisogna vedere quanti anni ha, diciamo così, fino a quando si è giovani. Diciamo che intorno alle 8 ore, a quanto dicono gli esperti, bisognerebbe dormire. Però queste cose qui non si possono, come dire, fare. Diciamo che sono delle cose orientative, non ci sono delle regole assolute. Anche per quanto riguarda gli adulti, più si cresce, meno si ha bisogno di dormire, no? Però dipende anche da tutta quanta una serie di fattori. Dobbiamo certamente dare al corpo il giusto riposo perché altrimenti poi non ci assiste. È possibile con un pochino di attenzione, con un pochino di graduale allenamento, di ridurlo un pochino il tempo di riposo, però lì bisogna fare delle prove, degli esperimenti, insomma, per vedere un pochino uno come sta. Diciamo che 8 ore sono più che sufficienti, insomma, no? Poi possono essere fatte tutte quante di una tirata di notte. Oppure uno può farne 7 di notte, si riposa un pochino nel primo pomeriggio, si fa un'altra oretta, insomma. E ciascuno deve trovare poi la propria misura. Le ore di preghiera, questo dipende, come dire, dall'amore e da che cosa desidera fare un giovane, insomma. Sappiamo benissimo che, questo lo dico per tutti, le preghiere del mattino e della sera e le preghiere di ringraziamento ai pasti sono obbligatorie, quindi è proprio lo stretto indispensabile, insomma, no? Proprio il minimo sindacale. Qualunque preghiera che si faccia in più, ovviamente questo qui non è un, cioè, intendiamoci, di questi tempi io vorrei tanto far alzare la mano, a quanti battezzati fanno tutti i giorni, tutte e bene, le preghiere del mattino e della sera senza fretta e senza niente, quindi la preghiera del mattino e della sera vuol dire che ti alzi la mattina, ti metti in ginocchio, fai il segno della croce, fai ti amo, ti adoro mio Dio, ti amo con tutto il cuore, ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte, ti offro l'azione della giornata. Dopodiché cominci con credo, Padre nostro, Ave Maria, gloria al Padre, salve Regina, angelo di Dio, eterno riposo, atto di fede, atto di speranza e atto di carità. E la sera la stessa cosa, più l'esame di coscienza. Insomma, sarebbero buoni 5 minuti la mattina e buoni 5 minuti la sera. Insomma, questo è proprio. Questo è prescritto, per questo che ce l'hanno insegnato a Catechismo. Le preghiere del mattino e della sera si devono fare. Chi non fa le preghiere del mattino e della sera, quando si confessa, dovrebbe dirlo che non fa le preghiere del mattino e della sera, perché nega a Dio anche quel minimo indispensabile di culto che gli è dovuto e che per noi è necessario, perché noi abbiamo bisogno, abbiamo il dovere di pregare per avere le grazie, questa è la preghiera del mattino, e abbiamo il dovere di ringraziare la sera e di chiedere perdono di quello che è andato storto prima di andare a addormentarci. Quindi questo, poi, dentro questo minimo, uno può, dico il rosario tutti i giorni, cominciamo con una corona, benissimo, vado a messa tutti i giorni, ah, meglio ancora, vado a messa e dico il rosario tutti i giorni, ah, meglio ancora, diciamo che queste sono le prime cose che dovrebbero, diciamo, comparire. Ah, poi la meditazione, ah, poi la liturgia delle ore, quindi a voglia se uno volesse, insomma, poi mettersi a per la lettura spirituale, molto importante, insomma, no? Quindi dipende poi questo qui, dalle
dal tempo effettivo che uno ha a disposizione, da quanto è disposto a rinunciare ad altro, d'accordo? Perché se io voglio leggere un bel libro spirituale e ci devo dedicare una mezz'oretta, tre quarti d'ora, ce l'ho che mi avanza, oppure devo toglierla magari a qualche divertimento. Mi vedo un film di meno, ma un giovane, che ne so, faccio una partita ai videogiochi di meno, forse due, forse tre, sto mezz'ora, tre quarti d'ora in meno davanti a Instagram o a Facebook a guardare bacheca, a farmi gli affari degli altri. Quindi, cioè, il tempo che noi dedichiamo a queste cose dipende dalle nostre scelte. È chiaro che il tempo dedicato a queste cose, non lo dico perché sono sacerdote, ma lo dico perché così, è tutto tempo benedetto e molto fruttuoso. Mentre il tempo dedicato a tante cose ci fanno perdere tempo e non servono a niente, così non è. Però queste sono scelte personali, non possono essere imposte. Quindi, piano piano crescendo, tu Lorenzo senti bene nel cuore quello che ti viene suggerito, eventualmente chiedi al Signore e instaura un dialogo, con un sacerdote che possa aiutarti, eventualmente nel tuo cammino di crescita spirituale. Gianni Puglia 16 scrive: Maria, don, se uno non vuole peccare ma ricade sempre in quel peccato, che preghiera deve fare? Non ci sono ricette magiche anche su questo, cioè ci sono tanti fedeli che cercano le ricette magiche, d'accordo? Ecco, su queste non ci sono, perché per non peccare bisogna voler non peccare, la stessa cosa che abbiamo detto prima, con tutto il cuore, fuggire l'occasione di correre alla preghiera. Chi fa queste tre cose i peccati non li fa. Punto. Quando uno continua, o non vuole veramente smettere di peccare, o non fugge l'occasione, o prega poco. Tutto qui. Luisiana Caldi chiede: buonasera Leonardo, qual è la differenza tra spirito e anima? Se non ricordo male, va bene, potete sapere, domanda già risposta proprio in questa sede. Io non mi ricordo mai quasi niente, ma alcune cose mi tornano in mente, no? E tra spirito e anima, no, se con spirito si intende lo Spirito Santo, è evidente che lo Spirito Santo è la terza persona della Santissima Trinità, quindi non è la nostra. L'anima si chiama anche la nostra anima spirituale, perché spirito e anima, se si parla dell'anima umana, sono la stessa cosa. In Occidente si predilige la dizione anima, in Oriente si preferisce la dizione spirito. Anche San Paolo nelle sue lettere dice: tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo. Quando si parla di spirito, distinguendolo dall'anima, è perché l'anima, che qualcuno chiama anima sensitiva, qualcun altro anima immateriale, ce l'hanno anche gli animali. Non è un'anima come la nostra, quindi un'anima immortale, un'anima pensante, un'anima libera, quindi un'anima spirituale che ha le tre facoltà spirituali, che sono appunto la memoria, l'intelletto e la volontà. Ma è appunto un'anima dove risiedono le passioni, dove risiedono le emozioni, dove risiedono i sentimenti e tante altre cose che vediamo anche negli animali, che abbiamo anche noi. Solo che noi abbiamo un'anima più elevata, che si può chiamare anima spirituale, o se si preferisce spirito, dove risiedono appunto quelle tre facoltà che fanno di noi l'immagine e la somiglianza di Dio, che sono l'intelletto con il quale pensiamo e parliamo, la volontà con il quale scegliamo e vogliamo, e la memoria con il quale riteniamo dentro tutto quello che nella vita ci accade. Attraverso l'esercizio di queste facoltà, soprattutto l'intelletto e la volontà insieme, noi abbiamo campo, come dire, per esercitare il libero arbitrio e l'umana libertà. Rosa Rosa 64-64, la catechesi di San Pio X è ancora attuale. Probabilmente si riferisce al catechismo di San Pio X. Non la catechesi, insomma, il catechismo di San Pio, tutti quanti i catechismi nella Chiesa si aggiornano, diciamo così. Il catechismo di San Pio X era già un aggiornamento del catechismo romano che fu fatto nel Concilio di Trento, perché i tempi, la storia corre, quindi la dottrina è sempre la stessa, però i modi di presentarla si, come dire, adattano ai tempi che sono mutevoli, e
E ricorrono anche, diciamo così, da un punto di vista storico, delle circostanze che prima non c'erano. Per esempio, ai tempi del catechismo romano, sicuramente nel catechismo romano non si trova la sezione che c'è nel catechismo della Chiesa Cattolica dedicata alla contraccezione, specialmente a quella con i mezzi moderni, perché allora i mezzi moderni di contraccezione non c'erano. Non si trova la tematica che parla della fecondazione artificiale, d'accordo? Eterologa o omologa, perché in quei tempi non c'erano queste cose qui, no? Quindi c'è una necessità di, come dire, progredire in senso buono, nel senso di trovare forme e linguaggi adatti al mutare delle culture, all'incedere della storia e al tempo stesso risposte ai nuovi problemi. D'accordo? Qui su Donato risponde, ogni tanto riesce fuori il discorso della donazione degli organi, no? Che è un problema morale, serio. Tuttora non del tutto concluso, aperto, almeno da un punto di vista del magistero ufficiale, no? Ecco, quindi è attuale per tanti aspetti, perché per quanto riguarda gli aspetti dottrinali sono immutabili. Che una persona preferisca, cioè poi dipende dalla sensibilità, una forma chiara, come dire, abbastanza scolastica. Quindi, chi è Dio è l'essere perfettissimo, Signore, creatore del cielo e della terra. Che significa, Signore, questo? Che significa creatore del cielo e della terra? Creare significa fare qualcosa dal nulla, eccetera, eccetera. E se uno si trova bene con questa modalità di esposizione, può tranquillamente usarlo. Se uno preferisce maggiormente articolare, insomma, approfondire e dare profondi contenuti teologici e spirituali alle asserzioni dottrinali, come nel nuovo catechismo, si regola meglio con il nuovo catechismo. Don, come si risolve il problema di non potersi confessare in questo periodo? Che di questo ne abbiamo già parlato. Numero uno, non è detto che non ci si possa confessare, perché bisogna vedere i singoli decreti fatti dai vescovi nelle singole diocesi, d'accordo? Dalle mie parti è stato proibito l'uso del confessionale, non la confessione. Per cui se un fedele ha bisogno della confessione, lo chiede, è possibile accostarsi alla confessione, non in confessionale, con, come si chiamano, con gli strumenti di sicurezza, le mascherine, eccetera, eccetera, il metro di distanza, evidentemente un ambiente che garantisca una riservatezza, e quindi a questo si può ovviare. Si tenga sempre presente che i cristiani, i peccati mortali, non dovrebbero commetterli, mai, d'accordo? E se uno vuole, come dice Sant'Agostino, una persona che sta in grazia di Dio, se può, scusate, se vuole può non peccare, se pecca è perché vuole farlo, perché noi abbiamo la grazia santificante. Chi fa la comunione non è possibile che vada a fare un peccato mortale, è proprio possibile, d'accordo? Cioè, non è concepibile, cioè è possibile purtroppo, ma non è concepibile. Chi mangia di questo pane ha la vita eterna, dice Gesù, e non morirà mai più. Quindi, se non morirà mai più, siccome il peccato mortale è la morte dell'anima, vuol dire che quello non si fa. E se lo fai, hai fatto una comunione scellerata o hai, come dire, mal custodito il tesoro di grazia che ti viene dalla comunione. Punto. Quindi, quando uno non ha fatto peccati mortali, certamente la confessione frequente è cosa molto buona per l'anima, ma non indispensabile. Se uno dovesse aver fatto peccati mortali, farà un atto di dolore sincero e profondo davanti al Signore in attesa di potersi confessare. A mio avviso, questo periodo dà la possibilità di riscoprire l'importanza del mettersi davanti a Dio, perché anche l'uso dei sacramenti può essere un uso molto molto estrinseco, molto molto formale. Cioè, ma da confessare, tanto andiamo a confessare come. E cioè, mi confesso col sacerdote, ma davanti a Dio io non ho veramente espresso un pentimento profondo, cioè fatto un bell'esame davanti a lui, sentendo un dolore profondo, dicendo: basta, Signore mio, basta, non ce la faccio più. Mo adesso vado a confessare per ricevere il tuo perdono, però voglio uscire da questa cosa, dammi la grazia e la forza. Questo bisogna farlo, questo qui è. Non è che il sacramento, cioè, esclude, cioè c'è un modo, come dire, questa è una mia opinione personale, ma insomma, corroborata da tanti anni di attività pastorale, cioè noi non possiamo pensare che un uso a volte anche superficiale o appunto estrinseco dei sacramenti risolva tutte le cose. No,
Perché uno faccia sempre gli stessi peccati, continua a confessarsi senza fare nessun progresso. Ne ho parlato tante volte nelle mie catechesi, ma penso che qualunque persona ragionevole capisce che questa è una cosa che non va bene. Cioè, un conto sono i peccati di debolezza, cioè una persona che è irascibile, prima che diventerà super pazientissima e controlla tutte quante le reazioni, e ci vorrà del tempo. Questo è un peccato di debolezza. Ma una persona che bestemmia, ma io ho conosciuto innumerevoli persone, non bestemmi più, se non vuoi bestemmiare più. Una persona che dice un sacco di parolacce, smettili di dirla. Una persona che dice le bugie, smetti di dire le bugie. Una persona che beve, smetti di bere. Una persona lussuriosa, smette di essere lussuriosa. Certo, è con l'aiuto della grazia di Dio, ma i sacramenti servono a questo. Perché i sacramenti ci danno la grazia santificante per avere le colpe rimesse quando le abbiamo commesse, ma perché non le commettiamo più? E per non commetterle più c'è la Santa Comunione, c'è l'Eucaristia. Per cui se continua a peccare vuol dire che c'è qualcosa che non funziona, d'accordo? Per molestante che la confessione, cioè, se uno vuole diventare santo, diceva prima un nostro amico, la confessione ogni 8 giorni, questa è la regola d'oro che davano i santi, è fatta bene, non è che se uno non fa peccati gravi non sa che dire, perché il campo insomma delle azioni è enorme, se non trova peccati comincia a confessare tutte quante le imperfezioni, eccetera. Bene, Nicola Vedda dice il pendolo è un simbolo satanico, ma povero pendolo, non so, dipende, cioè, dipende l'orologio a pendolo o no. La pratica del pendolino e del pendolo certamente è una cosa occulta che evoca, in cui sembrano compromessi a quanto dicono gli esperti diavoli, e non bisogna assolutamente ricorrervi, insomma, no? Ross.cecere18. Come si fa a comprendere se la strada che stiamo percorrendo è quella che realmente ci indica il Signore? Allora, c'è la strada della santità, figlia cara, che non è tanto difficile, nel senso che Gesù ha detto al giovane ricco: se vuoi entrare nella vita osservi i comandamenti. Quindi, i 10 comandamenti, io rifaccio un altro consiglio per gli acquisti, ci ho fatto cicli di catechesi negli anni addietro, li ho sviscerati in tutti i modi possibili e immaginabili, perché oggi sono poco osservati e anche poco conosciuti. D'accordo? Cioè, io ogni tanto gioco con i fedeli, dico: alzi la mano chi mi sa dire almeno 4 peccati contro il primo comandamento. Ce ne stanno 40 almeno di peccati contro il primo comandamento, eh? Quindi, chi me ne sa dire almeno 4? Provi a fare uno screen. Si mette anzi di 10 comandamenti, innanzitutto, se uno li sa tutti quanti a memoria. Poi sa dire almeno 4 peccati contro ogni comandamento. Già questo sarebbe una grande cosa, insomma, eh? Ecco. E se non lo sa, tocca che uno prenda un po' di schemi di esame di coscienza, tocca che uno sente un po' di catechesi, eccetera. Quella è la via. Comandamenti e l'osservanza dei doveri del nostro Stato. Quindi quando una persona ha già una vita definita, già sa quello che deve fare. Se è prete, deve fare il prete. Se è frate, deve fare il frate. Se è suora, deve fare la suora. Se è sposo, sposa, deve fare la moglie, il marito, la mamma, il papà. Nel lavoro deve lavorare molto e bene, come San Giuseppe. Ecco. Se una persona sta ancora in discernimento, ancora giovane, questo dovrebbero farlo tutti, dovrebbe fare un confronto profondo con il Signore e comprendere nella preghiera, nel dialogo con Lui, qual è la volontà di Dio sulla propria vita, senza paura. In pochi lo fanno perché in molti pensano che se uno si mette a fare qualche domanda sicuramente diventa prete o diventa suora. A che io rispondo? Numero uno, se questo fosse, con tutto l'amore e tutto il rispetto che ho, e anche, come dire, l'ammirazione e la stima totali verso le sante famiglie, che Dio le benedica, fermo restando questo, ma se ci avessi la vocazione a diventare prete o diventare suora, dovresti stare in ginocchio per tutta l'eternità, perché non è che se lo fai fai un favore al nostro Signore, ma il fatto che ti abbia dato una cosa di questo genere è la grazia più grande che tu possa ricevere. Che la Chiesa ha sempre creduto, e lo ritiene tuttora, che la verginità e il celibato sono chiamate che hanno una oggettiva eccellenza. Cioè chi vive questo bene, chiaramente rispondendo e cooperando con questa vocazione, si trova a vivere una vita meravigliosa, divina su questa terra. Che più di questo non potresti pensare.
Chi questo non lo fa e rischia, quindi che va un pochino a non può sapere con certezza che si trova nella vocazione voluta da Dio, però una volta che uno fa scelte definitive, certezza o non certezza, se sei sposato, te tieni il marito o la moglie che c'hai, tanto per dire in poche parole. Una delle cose che ci fa comprendere che stiamo nella volontà di Dio, evidentemente, è se ci sentiamo felici, se ci sentiamo gioiosi, se stiamo nella pace, se siamo contenti di vivere, eccetera, eccetera, perché quando si sta nella volontà di Dio, queste sono le disposizioni e le risonanze, insomma, che avvertiamo dentro di noi. Nicola Vedda, se si è commesso peccati in passato ma non si sapeva che erano peccati quando si erano commessi, vanno lo stesso confessati in una successiva confessione? Certamente sì, magari ovviamente specificando questa cosa, perché bisogna considerare due cose. Primo, che l'ignoranza può essere colpevole, secondo quanto insegna la teologia morale. E sapete che davanti, per esempio, alla legge dello Stato, ignorantia legis non excusat, eh? Tu non puoi dire, io ho commesso un reato, non sapevo che era un reato, e te ne vai in galera lo stesso, d'accordo? Questo penso che lo sapete tutti quanti, no? Ecco, davanti a Dio non è proprio così, però l'ignoranza può essere colpevole, nel senso che uno non può dire non lo sapevo ed essere giustificato davanti a Dio se non ha fatto nulla per curare un minimo la formazione della propria coscienza, come è il nostro dovere, eh? Perché noi abbiamo il dovere di formare la nostra coscienza, perché sarebbe da folli agire diversamente, perché camminare nella santità è necessario per andare in paradiso e preoccuparci di quello che accadrà dopo la morte è doveroso, non è un optional. Punto secondo, Nicola, bisogna vedere quanto uno non lo sapeva. Perché quando noi facciamo delle cose che comunque non funzionano, anche se non abbiamo una formazione, come dire, che esplicitamente ci porta a riconoscere una certa cosa come peccato e quindi so per certo che non lo devo fare, altrimenti offendo Dio, tuttavia la nostra coscienza ci rimorde, ci rimprovera, suona il campanellino quando stiamo facendo qualcosa. E quando uno rientra in se stesso e dice sì, quella cosa non sapevo che era peccato, ma sono sicuro che quando la facevo stavo tranquillo. Non avvertivo nessuna cosa, non avvertivo quella vocina che mi diceva lascia perdere, non si fa, eccetera. Già quando questa c'è, l'ignoranza non è proprio totale. In ogni caso, quando uno ha interrogato il suo cuore e confesserà le cose oggettive contro la legge di Dio che ha fatto, specificando quantomeno che non aveva una piena avvertenza, se non proprio una nessuna conoscenza. Corridore del 62 dice: buonasera Donardo, qual è la differenza tra mediatrice e corredentrice? Anche qui consigli per gli acquisti, perché io non fate tante di catechesi. Ciclo di catechesi De Maria Nunquam Satis sta su YouTube, tutti quanti i video sul mio sito web, su iTunes, su Google Podcast. Ci sono una serie di catechesi dedicate ai dogmi mariani, sia quelli già definiti, sia quelli non definiti, perché né la mediatrice né la corredentrice sono ancora stati oggetto di definizione di fede, ma di cui si può auspicare una prossima definizione. Io sono tra gli auspicatori. Ecco, la corredentrice è l'operazione che la Madonna ha fatto congiuntamente a Cristo perché noi fossimo riconciliati con Dio, quindi riacquistassimo la grazia perduta col peccato originale. Invece la mediazione è l'operazione che la Madonna compie, quindi di mediare, di intercedere a nostro favore, perché la grazia che già ha acquistato insieme a Gesù nell'opera della redenzione effettivamente giunga a noi, agli uomini, cioè di ogni luogo e di ogni tempo. Per approfondire, può andare a cercare proprio questi argomenti in quel ciclo di catechesi, perché c'è una puntata sulla corredentrice, una sulla mediatrice, eccetera. Come si fa se tornati alla fede da molti anni non si ricordano tutti i peccati mortali? Come fa a consegnare in confessione? Posso rispondere con una battuta che però poi mi fa peccare di peccato di superbia? Chi lo sa? Ecco, suggerisco l'ascolto di qualcuna delle mie catechesi, specialmente sui 10 comandamenti. Se
Speriamo di non aver peccato di superbi. In ogni caso, si devono prendere dei buoni schemi per l'esame di coscienza. Se vi desidera, sul mio sito web, nell'area download, trova schemi per l'esame di coscienza, ce ne sono almeno due, e schemi di esame di coscienza che riguardano, che hanno come oggetti peccati gravi. Quindi già se uno se lo legge, è aiutato a ripercorrere la vita. Questo l'ho fatto, questo l'ho fatto, questo l'ho fatto. E si può poi pregare il nostro Signore perché ci dia la grazia di poter ricordare i nostri peccati, per poterli ben confessare. E per questo bisogna dedicarsi a fare gli esami di coscienza. L'esame di coscienza, devi proprio pregare lo Spirito Santo che gli mandi la sua luce, vedrà quante cose devo tornare in mente. E quando uno deve preparare un esame, per esempio una confessione generale, l'esame di coscienza non è una cosa che si fa con 10 minuti. Dipende poi dalle persone, anche da, cioè uno si prende un tempo e ogni giorno si mette un pochino, prega lo Spirito Santo e a ripercorrere la propria esistenza, scrive, d'accordo, perché bisogna scrivere quantomeno uno schema o qualcosa e vedrà quante cose che gli verranno in mente, insomma, quindi prima di gettare la spugna e dire non ci riesco, ecco, bisogna sforzarsi un po'. Lorenzo Godi dice: scusi reverendo, ma esiste un libro di tutti i dogmi di Santa Madre Chiesa? Di tutti i dogmi non è esatto, esiste un testo che però non è alla portata di tutti, se mi posso permettere, un testo un pochino per gli addetti ai lavori. Io ce l'ho lì dietro in libreria, anche se l'ha preso interamente il mio amico sacerdote che vive con me, che sta studiando alcune cose. Si chiama il Denzinger, e nel Denzinger ci sono tutte quante le dichiarazioni autorevoli e dottrinalmente impegnative riguardanti la fede, de fide et moribus e i costumi, che sono gli ambiti di competenza propri del Magistero della Chiesa. La Chiesa ha un magistero autentico su temi di fede e di morale, non su temi di politica, per esempio, anche se la Chiesa può dare, come dire, delle norme generali nella dottrina sociale della Chiesa di come deve essere l'attività pubblica di un cristiano, ecco, che è un campo che però rientra in senso ampio, evidentemente, nella sfera morale, no? Quindi c'è questo testo, lo può anche comprare, però bisogna saperlo consultare, anche perché anche i pronunciamenti dottrinali che sono ivi contenuti sono di varie gradazioni, sono i veri e propri dogmi, e poi ci sono le verità di fede, le dottrine comuni, i pronunciamenti pontifici e tante altre cose, insomma, no? Rosalba SP, perché Luisa Piccarreta aveva bisogno al malattino di un sacerdote che le volesse un segno di croce per tornare a muoversi? Sembra quasi che il suo blocco fosse un maleficio. Ma la risposta è molto semplice, perché il nostro Signore gli ha chiesto quella croce, gli ha detto tante volte, maleficio con maleficio, il diavolo con i santi, il diavolo non fa altro che cooperare con la divina volontà, perché quando Dio permette a un diavolo di tormentare un santo, come ha fatto con Padre Pio, col santo curato d'Ars, lo fa per la sua maggior gloria, perché i meriti del santo possono aumentare e perché tante anime si possono salvare attraverso le offerte di quel santo. Quindi non ha importanza che cosa fosse, se maleficio o qualcosa del genere, ma era volontà di Dio. E Luisa, pur in qualche momento con difficoltà, l'ha offerta, perché se si vuole vivere nella divina volontà si fa quello che Dio vuole, anche queste cose un po' alquanto strane, che Dio è liberissimo nella sua sovrana libertà di poterci chiedere, ferma restando la nostra libertà. Riguardo la consacrazione alla Madonna Totus Tus, può dire due parole, in particolare riguardo allo stallo della persona che si vuole accostare? Cioè, ci deve essere una certa maturità spirituale, più che una maturità spirituale. Cioè, la consacrazione Totus Tus è una cosa molto impegnativa, non è una cosa da fare a cuor leggero. Lo sconsiglio, cioè la consacrazione al cuore immacolato di Maria, che la Madonna ha chiesto a Fatima, la possono e la devono fare tutte le persone che si sforzano di vivere in grazia di Dio, di osservare i 10 comandamenti. Quindi non serve essere santi o aspirare alla santità, ma la consacrazione totus tus è una via privilegiata per raggiungere la santità,
Quindi il discorso che si faceva prima, cioè che una persona voglia diventare santa, deve essere una scelta già fatta e fatta seriamente, anche perché poi l'assunzione, fare la consacrazione totus tuus, cioè diventare schiavo d'amore di Maria, perché questo è, vuol dire che se la Madonna dice una cosa, è che bisogna andarsi a spiegare durante le apparizioni, eccetera, eccetera, quella cosa si fa. Io quando ho parlato con qualche signorina, insomma, ci sono tanti temi, insomma, delicati, che sei sicuro che tu poi, se la Madonna ti fa conoscere che c'è una sua volontà determinata, tu la fai, sei proprio sicuro? Ecco, sei proprio disposto, qualunque cosa? Ecco, quindi ci vuole una discreta maturità spirituale e sarebbe preferibile anche, come dire, vagliarla con il proprio direttore spirituale, insomma, perché... Nicola Vedda, cosa ne pensi dell'apparizione di Anguera, dove in passato ha fatto anche una catechesi? Grazie, sono vere le apparizioni. Allora, non è mio compito, Nicola, dire se sono vere, se è vera un'apparizione, d'accordo? Anguera è un'apparizione molto, molto controversa. Io ho fatto tante catechesi mariane, sia su apparizioni riconosciute, sia su apparizioni non ancora riconosciute, specificando che circa quelle che non sono ancora riconosciute, l'atteggiamento che dobbiamo avere è quello libero di una fede che la Chiesa definisce umana, ma per me può anche essere, come dire, più che umana. Quindi, cioè, su questo, se fino a quando non ci sia un ammonimento, diciamo così, un intervento della Chiesa che mi sconosca l'apparizione o che, come dire, metti un pochino blindi sotto obbedienza, insomma, il veggente o i veggenti o cose di questo genere, perché c'ha qualche sospetto, si può mantenere un atteggiamento completamente, completamente libero, insomma, no? Io nelle vesti di sacerdote non mi sembra il caso, insomma, a parte il fatto che ho conosciuto queste apparizioni, ma da diverso tempo che non le sto seguendo più, quindi non saprei attualmente come dire, rendere conto di come stanno procedendo, d'accordo? Erano e sono apparizioni problematiche, d'accordo? Perché sono divise in due periodi molto differenti. Nel primo periodo, diciamo così, la Madonna fa una serie di, dà una serie di messaggi perfettamente in linea con tutta la tradizione, diciamo così, delle apparizioni mariane. Dopodiché, da un certo momento in poi, non mi ricordo l'anno, è stato tanto tempo, ho fatto la conferenza, e le apparizioni hanno cominciato ad avere un carattere eminentemente profetico e abbastanza forte, nel senso di uno stile che si avvicina, diciamo così, come modalità anche rivelativa ai passi apocalittici della Sacra Scrittura, cioè che prefigurano, che profetizzano eventi catastrofici, e spesso attraverso, come dire, un linguaggio criptico ed emblematico e difficile. Quindi è aperto ovviamente un campo molto molto difficile fare un pochino di discernimento. Sicuramente il vescovo di Anguera sta seguendo la situazione, certamente, perché è una cosa comunque abbastanza grossa, e bisogna essere aggiornati con quello che la Chiesa locale sta dicendo, perché fino a quando non dica nulla di come dire, di che avverto, per esempio qui è successo dalle mie parti un pochino di anni fa, e con il fenomeno qui da queste parti nel sud del Lazio c'è un fenomeno che si chiama Gallinaro, che adesso è degenerato da 2-3 anni a questa parte, sono tutti tanti scomunicati, ma prima che degenerasse, diversi anni fa, la Chiesa locale, il vescovo aveva già, come dire, fatto dei decreti dove prendeva una serie di distanze e imponeva una serie di restrizioni. Quindi fino a quando ci dovessero essere provvedimenti del genere, dobbiamo obbedirli. Fino a quando la Chiesa lascia libero, siamo liberi anche noi, d'accordo? Evidentemente noi dobbiamo, e come per tutto ciò che riguarda la nostra anima, andare a prendere da ciò che ci fa bene. Bene non vuol dire che ci faccia, come dire, divertire, ma che produca un bene, un benessere da un punto di vista di conversione, di santificazione, di santità, la nostra anima.
Quello che invece bene non ci fa, ci turba, ci spaventa, ci disturba, ci mette nell'angoscia, nell'affanno, nell'agitazione, è meglio lasciarlo. Ok? Buonasera, la constatazione di autostudio si può fare anche in autonomia, non è necessario per forza un padre spirituale. Per forza, Franci, forza è una parola, insomma, nella vita cristiana, ecco, nessuno è forzato a fare nulla. Uno si può anche prendere la responsabilità. È un problema prudenziale, solo che bisogna trovare un sacerdote che capisca e che conosca. Ci sono i padri monfortani che fanno in giro diverse, insomma, e ci sono altre realtà ecclesiali in giro che favoriscono e che fanno questa cosa e che possono essere di aiuto, insomma. Loris Leone. Sono un giovane in fase di discernimento, mi consigliate un ordine religioso sul seminario della mia diocesi. Loris, carissimo, io non sono mica, a parte, numero uno, io non sono il Padre Eterno, nel senso che non ti conosco, non ti ho mai visto e conosciuto, quindi non posso mica, insomma, a priori sparare una cosa di questo genere, no? Soltanto un matto potrebbe fare una cosa di questo genere. Ma se poi, se anche fossi il Padre Eterno non ti direbbe mai vai in seminario o fatti religioso. Questo lo devi capire tu. Lo dovrai capire tu facendo discernimento, anzitutto dentro il tuo cuore, facendoti aiutare da un sacerdote accorto, e dopodiché, in un secondo momento, a seconda del tipo di conformazione che prende la tua vocazione, sia alla vita religiosa o al sacerdozio diocesano, entrare in contatto anche con i delegati alla pastorale vocazionale o del vescovo, se intendi entrare in seminario, oppure della congregazione religiosa verso cui ti senti attratto, dove ci sono gli animatori, i promotori vocazionali, li chiamano in vario modo, insomma, incaricati appunto di gestire chi desidera entrare in contatto con la congregazione o con l'ordine al fine di un eventuale ingresso in postulato. Buonasera, padre Leonardo, commetto una blasfemia se desidero in casa mia avere un ostensorio. Grazie Cristo regni, ma un ostensorio, ovviamente non, adesso non so se una volta erano addirittura consacrati, insomma, quindi un ostensorio, se lo compra, insomma, se vuole avere in casa un ostensorio, è una cosa un pochino pittoresca, perché l'ostensorio serve a metterci l'ostia consacrata per poterla esporre, evidentemente l'ostia consacrata dentro casa si può esporre, quindi questo è chiaro, d'accordo? Quindi la vedrei semplicemente come una cosa un pochino singolare, insomma, ma non vorrei sbagliarmi, insomma, peccaminosa, insomma, ecco, mi sembrerebbe un po' troppo, no? Ok, scorro. Danimaro dice: come si può far diventare la proposta vita una preghiera vivente? Mi dispiace Danimaro, ma non capisco bene questa domanda. Scorro perché abbiamo 1 minuto e 50 secondi. Desiree Ali 73, buonasera, se frequentare anche persone di chiesa delle volte mi destabilizza, in quanto dico cose che non sono del tutto condivise, come devo comportarmi, parlo meno, mi isolo per ritrovarmi. Mi sono sempre pentito di aver parlato, mai di aver taciuto, cioè nel senso che piano piano il parlare deve diventare oggetto di attenzione da parte nostra. E noi non possiamo e non dobbiamo essere stabilizzati dagli uomini, nel senso che se abbiamo una convinzione autentica di fede, pure se tutti quanti mi contestano, non c'è nessun problema. Parlare di certe cose in certi contesti bisogna sempre vedere il contesto, cioè fare polemiche, fare discussioni non è mai cosa utile, insomma, no? Quindi quando si vede che la discussione, che il discorso scade in questi termini, è sempre meglio evitare. La confessione abbiamo già parlato. Rosy Biffi, buonasera Donato, sarà obbligatorio confessarsi al rientro in chiesa? Possiamo comunicarci che la stessa indulgenza penale è stata dal Papa a marzo? Grazie dell'attenzione. Allora, questa è una domanda che dipende dalla coscienza dei fedeli, da che cosa hanno fatto.
L'indulgenza plenaria, se c'erano dei peccati mortali sulla coscienza, non si può ricevere. Il Papa non può dispersare, diciamo così, e non l'ha fatto, non può confessare dalla confessione. Quindi chi non sta più in grazia deve confessarsi. Diego D'Aloia, cos'è la confessione generale? Allora, 300.000 catechesi, cerchi confessione generale sul mio canale YouTube e ascolti. Ci salutiamo, alla prossima settimana. Ave Maria.